Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 8 maggio, martedì 8 maggio. Spero che non salti bruscamente come ieri, anzi mi scuso con tutti voi perché ieri a un certo punto questa zuppa è finita, diciamo, nella lavastoviglie, diciamo così. Allora, che cosa succede oggi sui giornali? Beh, insomma, oggi è una giornata fondamentale perché si è chiusa completamente l'idea che questa legislatura possa durare 5 anni, almeno sulla carta, perché Mattarella ha detto facciamo un governo neutrale o di garanzia che duri fino a dicembre, un governo in cui prevede Mattarella ci siano persone non ricandidabili che nulla hanno a che fare con la politica e che non potranno poi fare della politica la propria via di sostentamento, che cambi immagino la legge elettorale e faccia la finanziaria. Questa è l'idea del governo neutrale di garanzia. E la Lega, il Movimento 5 Stelle, lo si vede su tutti i giornali ma lo si capiva anche ieri, hanno detto no, non ci stiamo, si vada a votare il prima possibile l'8 luglio. E qua, se mi permettete, c'è una prima contraddizione che forse coglie oggi bene Cerasa sul Foglio, anche se non direttamente rivolto a Lega e Movimento 5 Stelle, e dice ragazzi, ma di che stiamo parlando? Se andiamo a votare l'8 luglio, lasciamo perdere il fatto oggi tutti i giornali ne parlano, non è mai successo, ma chi se ne frega, si può anche fare qualcosa che non sia mai successo, ma se non è mai successo perché in quel periodo dell'anno, 15 o 22 luglio di cui si parla perché l'8 luglio è escluso ormai, la gente potrebbe avere affluenza alle urne molto inferiori. Ma allora di che stiamo parlando? Stiamo parlando di andare a votare col medesimo sistema elettorale in cui il Movimento 5 Stelle, se le va bene, guadagnerà 2-3 punti rispetto al 32%, la Lega, se le va bene, il 4-5% rispetto al 17%, il che vuol dire che nessuno dei due avrà la maggioranza, e quindi quello che oggi non hanno fatto, cioè l'alleanza Lega-Movimento 5 Stelle, lo dovranno fare domani. È una presa per i fondelli, mettetevi d'accordo subito, si auspica e chiede Mattarella. C'è anche molta critica nei confronti di Mattarella perché ovviamente il non detto di tutta questa vicenda è che Mattarella sin dall'inizio, invece di passare 70 giorni, poteva certificare la mancanza di un accordo e quindi poteva fare quello che ha fatto sino ad oggi. Verderani si chiede da dove mai verranno questi membri del governo neutrale in questo paese, e nella pole position delle due possibili presidenze del Consiglio donna c'è la segretaria generale della Farnesina, la Belloni, che era la capa dell'unità di crisi per intendersi, e poi la vicepresidente della Corte Costituzionale, la Cartabia, o Cartabia, mi scuso con lei e con voi perché non so esattamente quale sia la pronuncia di questa illustre giurista. Andiamo bene con giuristi a Palazzo Chigi. Il Fatto scrive e redige un retroscena secondo il quale Di Maio proprio si è rotto le balle di Salvini. Credo poco a questa vicenda perché, come vi ho detto, se si andrà alle elezioni comunque i due si dovranno parlare perché nessuno dei due avrà la maggioranza. E perché si rompe le balle? Perché dice è falso anche nel privato. E la tesi di Di Maio è che Salvini in realtà non voglia staccarsi a Berlusconi per degli inconfessabili motivi, anzi nelle settimane scorse sui giornali ha denunciato il fatto che i motivi sarebbero economici, e dunque dice una cosa in pubblico e in privato in realtà ne fa un'altra. Quindi insomma molto seccato, secondo il retroscena del Fatto, Di Maio dal suo rapporto appena nato ma mai ben vissuto con Salvini. E l'altra cosa che vi segnalo, che è piuttosto interessante, Cartabia, Massimiliano, l'altra cosa che vi segnalo che è molto interessante, quando il Presidente della Repubblica dice che devono essere non candidabili questi del governo neutro, non politici, in realtà dice una cosa non scontata come molti di voi possono ritenere, ma pensateci un attimo, quando Napolitano fece presidente del Consiglio Monti, una delle peggiori governi dell'ultima storia repubblicana, quando lo fece presidente del Consiglio per la sua incapacità di capire il paese, questo è il motivo, non perché alcune cose magari buone le ha fatte, ma perché non ha proprio... Viveva lui e i suoi ministri nell'iperuranio e non nei bar non dico di Casa Monica, ma anche del centro delle città. Beh, insomma, Monti si fece nominare senatore a vita, cioè un mega paracadute, quello che lui non riconosce a tutti gli altri esseri umani non dotati, secondo lui, della sua brillante intelligenza o dei meriti per la patria. Quindi quello che voglio dire, rispetto all'opzione Napolitano-Monti, questa sembra più verosimile di opzione quella che vuole mettere in piedi Mattarella prima di giudicarlo, cioè gente che per 6 mesi ci tiene in piedi il governo, cambia, diciamo, trova il modo per evitare la clausola di salvaguardia sull'IVA
e fa la riforma elettorale. Però vi segnalo un'altra cosa: per evitare che l'IVA passi dal 22 al 25%, 3 punti percentuali per le aliquote ordinarie e altrettanti per le aliquote dal 4 al 9%, adesso non mi ricordo esattamente le percentuali, bene, bisogna rimediare 12 miliardi. E allora, ma perché ci prendiamo per il culo? Rimediare 12 miliardi può assolutamente essere un gesto fatto solo da un politico, non da un governo neutrale. Un politico può decidere se toglierli ai ricchi, se toglierli alle auto di lusso, se toglierli attraverso la riduzione delle spese, se toglierli con le tax expenditure. Adesso dico un sacco di minchiate. È evidente che quando, anche se non sono molti soldi, si agisce su 12 miliardi di euro, per recuperare i quali sono recuperabili per ridurre l'aumento dell'IVA, beh, allora c'è una scelta di politica economica. Non ci prendiamo per i fondelli. Andrea dice tanto l'IVA aumenta comunque. Io non ci credo, perché quella scusatemi, è una partita che nessuno dei partiti vuole giocare. E salta inoltre il doppio mandato per il Movimento 5 Stelle. In realtà il Movimento 5 Stelle ci aveva spiegato che assolutamente il doppio mandato non si doveva superare, cioè si viene eletti solo due volte perché non si vogliono professionisti della politica. E ricorda in un pezzo bellissimo oggi, è Il Mattino che lo riporta, mi sembra pagina 5 o pagina 6, ve lo consiglio, riporta alcune frasi di Casaleggio: ogni volta che deroghi una regola praticamente ogni volta che deroghi una regola politica praticamente la cancelli. Questo diceva Casaleggio, motivo per il quale Casaleggio e il Movimento 5 Stelle sul doppio mandato sono stati rigorosissimi, amici miei. Dice Il Mattino che inizia tutto con la consigliera regionale Biolè, poi addirittura viene espulso il consigliere di quartiere Saragozza, va bene, viene espulso dal Movimento 5 Stelle perché prova a fare un terzo mandato. E recentemente cosa succede? Nel 2011 per un anno va all'opposizione, fa l'opposizione per un anno solo, un consigliere comunale di Pomezia, tal Fucci. Dopo un anno si va a elezioni e Fucci diventa sindaco di Pomezia, e c'è la grande, capito, rinascita di Pomezia perché arriva Fucci. Fucci nel 2013 quindi si ricandida, diventa sindaco di Pomezia e si vuole ricandidare dopo 5 anni nel 2018. Sapete che cosa gli dicono? Soprattutto Di Maio: non ti puoi ricandidare perché hai fatto due mandati. Ma dice: come? Io ho fatto il sindaco per 5 anni, ho fatto un anno di opposizione, cazzo, fatemi ricandidare anche perché porto avanti l'esperienza di quello che ho fatto negli ultimi anni. No, ma è successo pochi mesi fa. Mi ricordo un fondo di Travaglio che diceva: le regole sono regole. Questi fondi ve li aspettate adesso per Di Maio e tutta la compagnia cantante che chiedono le elezioni anticipate e che fra probabilmente 6 mesi, 8 mesi, un anno, io non penso quest'estate debbano andranno a rivotare. No, cari, per loro il doppio mandato può diventare triplo. Ma queste sono le regole fatte su misura, un po' come erano, no, gli avvisi di garanzia del Movimento 5 Stelle. Io sono d'accordo che cambino queste regole, ma mi viene molto da ridere con tutti quelli che ci raccontavano quanto erano bravi, quanto erano buoni per queste grandi regole che si erano dati. Dai, su, una balla clamorosa. Guardate, l'altra cosa che oggi mi fa indignare in maniera incredibile è la storia di De Magistris. Oggi mi sono fissato con Il Mattino perché Il Mattino è quello che la tratta meglio di tutti. Devo dire che c'è anche una foto notizia sul Corriere della Sera, c'è anche un diciamo qualche notiziola sugli altri giornali. De Magistris cosa fa? Questo è il sindaco di Napoli, ecco, vabbè, lasciamo perdere. I napoletani hanno votato per la seconda volta, cari amici miei napoletani, l'avete votato per la seconda volta, non ci rompete le balle. Cosa fa il sindaco di Napoli? Va a ballare in una festa, e questo è legittimo, fa il trenino, sapete il trenino, ta ta ta, il trenino, e già questo è un po' meno legittimo, perché sei veramente un cretino ancora a fare, neanche Jerry Calà negli anni 80 aveva più il coraggio di fare i trenini, ma lasciamo perdere anche l'aspetto estetico, fai pure sto cazzo di trenino, ma dove lo fa? In un'aula universitaria occupata da insurgenza, e no, e allora non va bene. E non va bene non perché fai il trenino, non perché balli, non perché sei il sindaco di Napoli, ma se tu vai in un'aula universitaria, caro sindaco di Napoli, occupata, tu stai prendendo a calci nel sedere tutti quegli studenti che non occupano. Tu stai prendendo a calci nel sedere tutte le volte che ti esce da quella bocca ipocrita la parola legalità.
non si occupano le aule universitarie e Insurgenzia non ha un wild card per poter occupare le aule universitarie, chiaro? Non c'è un dubbio su questo, tranne che il trenino con quella orrenda, oscena, disgustosa fatta dal sindaco De Magistris, lo stesso sindaco De Magistris che parlava di rivolta di classe per l'arbitro riguardo alle partite di calcio. Questo è il sindaco di Napoli e il problema è che questo faceva il magistrato prima. Questo faceva il magistrato ed è passato da magistrato a sindaco di Napoli. Adesso fa il trenino in un'aula occupata. Giustamente il Mattino dice dove è finito il principio di legalità e non si può pensare che la legalità valga soltanto sui tuoi nemici. Beh, insomma, di legalità in questo paese è il caso di parlarne, non solo per il caso dei Casa Monica di cui tutti oggi i giornali parlano, perché quello si tratta di uno scandalo, quello che viene da Casa Monica, che scopriamo dopo un mese e ne ho parlato anche ieri. Anzi, ieri sono stato interrotto, ma ne avrei voluto parlare, perché la scena di Casa Monica e delle famiglie vicine che picchiano una disabile e picchiano un barista rumeno ti fa capire il senso di come sia la legalità in un certo quartiere di Roma, perché l'idea sola di picchiarle. Però mi chiedo, tutti i giornali Repubblica, progressisti che si stanno arrabbiando per i Casa Monica, e fanno bene e lo devono denunciare e sono con loro, e quel barista rumeno oggi insanguinato ti fa rivoltare lo stomaco per questo paese che non si è in grado di difenderlo, e vale anche per quelle immagini incredibili della disabile picchiata con la cintura. Bene, fatta questa lunga premessa, ma quello che succede in un Como Milano, in un treno regionale Milano-Como domenica sera, in cui 10 nigeriani prendono a cinghiate, mandano all'ospedale un capotreno e un poliziotto, perché quello non ha la medesima evidenza? Perché di quello non abbiamo avuto il ministro Minniti che fa una dichiarazione per cui si dica che un poliziotto, se viene menato da un nigeriano, si fa una caccia all'uomo, ai 10 uomini che l'hanno presi, si prendono i nigeriani, via, si sbattono via da questo paese, li hanno picchiati a sangue. Allora, le due cose sono identiche, sono esattamente identiche. Il punto è che su uno ci sono i giornali progressisti che giustamente si indignano, e sui 10 nigeriani che ammazzano di botte, non l'ammazzano perché non è morto, un poliziotto che faceva il suo mestiere, un capotreno, zitti e muti. Oggi mi sembra soltanto il giornale ne parla, ma insomma, non può. Quando diceva Minniti la sicurezza non è una questione di destra e sinistra, no, sapete che c'è di nuovo? La sicurezza è una questione di destra, perché la sicurezza che piace a sinistra è soltanto quella da De Magistris, cioè quella che non riguarda gli amichetti suoi. Allora, il caso Casa Monica è uno scandalo, ma altrettanto scandaloso è quello che viene nei treni di Milano, chiaro? Tim, oggi secondo pezzo, seconda puntata di questa vicenda sul fatto che gli americani hanno conquistato Tim, grandissima ipocrisia. Presidente Fulvio Conti, e non è questo certamente l'ipocrisia, viene mantenuto amministratore delegato l'inconcludente Ghenish, che era arrivato là con i francesi, che prende una decisione come io posso prendere, non prende una decisione mai, però sta lì bello piazzato a fare l'amministratore delegato con nuovi azionisti. Ci gioco il cappello che non ho oggi, che dura poco questo Ghenish, ma come è normale che sia, visto che sono cambiati gli azionisti. Polizze vita, ne parlano oggi tutti i giornali, in realtà ANIA e compagnie assicurative dicono guardate che non tutte le unit linked sono da considerarsi tassabili ed entrare nella massa patrimoniale quando si muore del decuius, ma soltanto un certo tipo di polizze. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, si tratta di questioni molto tecniche, ma direi che per oggi è tutto, molto presto perché c'è un sacco di cose da fare. Porro questo come il caso di Pamela, il nigeriano morto fermo, insomma qualche commento. Oggi ho letto per Boldrini va bene così sui nigeriani, no, non penso che per la Boldrini vada bene così sui nigeriani, però ho visto che la Boldrini ha espresso grande solidarietà nei confronti della barista e della questione del bar di Casa Monica, e ha fatto bene, ma oggi un giornale straordinario è riuscito ancora a scrivere la Presidente della Camera, grazie a Dio non è più Presidente della Camera, ma è fico. È un piacere ascoltarti, grazie Giorgio, grazie a tutti. De Magistris può fare solo trenini, andate a Napoli, poi vedete come ha ridotto Napoli. Napoli, Massimo, è una città bellissima, sono stato a Napoli, ho trovato il Cristo velato, una cosa straordinaria. Certo, l'arredo, la gestione, gli scioperi la rendono purtroppo un centesimo di quello che potrebbe essere. Beh, io voglio un colpo di stato militare domani, dice Michel, ma forse o Michele, non riesco a leggere bene, direi che questo è un po' troppo.
un po' troppo. Mi chiedo, ma come mai Mattarella, come vada a finire un eventuale suo governo neutrale? Non sarà forse un governo del Presidente? Sicuramente un governo del Presidente. Io do un grande saluto a tutti quanti voi. Se vi è piaciuta questa zuppa, condividetela. Sul sito nicolaporro.it tante altre informazioni di giornata, e questa sera alle 19:05 Matrix. Ciao!